Il campionato del Cagliari inizia con il botto, una vittoria a Roma che mancava da ben 43 anni. L'ultima volta era stato il 17 novembre del 1968. In una partita sofferta dalla squadra rossoblu contro una Roma che voleva fare un solo boccone della squadra cagliaritana, ma che ha faticato a trovare la via della rete, pur avendo avuto mille occasioni per passare, soprattutto nel corso del primo tempo. Occasioni che sono iniziate già al 15° con un tiro di José Angel, ribattuto da Agazzi. Agazzi, grande protagonista della partita, capace di intervenire più volte a intercettare le azioni romaniste. La seconda volta al 21° su un colpo di testa di Osvaldo, imbeccato da Tessi. Con il passare dei minuti però il Cagliari è stato capace di salire con il suo baricentro e a momenti di pungere la squadra della Roma, che ha avuto l'occasione ancora con un tiro di Pjanic, ribattuto da Agazzi, fuori gioco sulla ribattuta che ha fermato l'azione, e su un rasoterra di Osvaldo parato dallo stesso Agazzi. Alla fine del primo tempo però due occasioni anche per il Cagliari: Thiago Ribeiro al tiro, preferito a El Kabir, almeno in avvio, con la risposta di Stekelenburg, e poi il pallonetto di Biondini sul calcio d'angolo battuto dal corso che si è stampato sulla traversa. Nel secondo tempo la Roma ha iniziato a testa bassa, ha tenuto il pallino del gioco per almeno 10 minuti di fila e ha interrotto il suo dominio all'11° quando Corso, liberatosi per il contropiede, è andato al tiro con tiro deviato in calcio d'angolo. Al 18° ancora Roma pericolosa con Totti che è andato alla cross e al volo Borriello è andato a conclusione, il miracolo di Agazzi che è riuscito a negare la rete. Rete che è arrivata per il Cagliari al 23° minuto, un calcio d'angolo battuto a destra di Stekelenburg, la palla che è rimasta dentro l'area e chi poteva essere se non Daniele Conti a raccogliere e depositare in gol per il vantaggio. Uno minuto e mezzo dopo c'è poi l'occasione che porta al cambio definitivo della partita, perché dopo il gol di Conti c'è l'espulsione di José Angel. Il giocatore ha fatto fallo su Biondini, un intervento da dietro ai danni del giocatore del Cagliari che aveva recuperato palla, rosso diretto, forse anche un eccessivo da parte del signor Gavri Conegliano, che ha lasciato la Roma in 10. 33° un angolo di Totti con il colpo di testa di Ainz, e De Rossi davanti alla porta devia ma lontano dal palo destro. 34° punizione di Totti e Agassi si produce in quella che è la sua respinta tipica, quella che viene nominata quasi in bagger stile pallavolistico. Entra il Kabir per Kossu che si era reso protagonista ancora di un'azione pericolosa poco prima, e il Kabir firma il gol del 2-0 al 49° minuto. Entra in area, due passi, diagonale vincente per battere Stekelenburg, il 2-0 che mette al sicuro il risultato, anche se il signor Gavri Conegliano prolunga il recupero che l'ha fissato in 4 minuti fino a 6 minuti e mezzo quando arriva il gol di De Rossi che chiude il match sul 2-1. Inizia bene il campionato del Cagliari, inizia con un capitolo storico: 43 anni dopo il Cagliari vince all'Olimpico di Roma.